up on the mighty old city road, boy. Talk in the city. Tell me. Tell me in the city what I want. Dimmi, cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi, cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi, cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi, cosa succede in città. Tell me. Sul digitale, in rete, in giornali, anche nell'etere. Notizie vanno in giro ancora prima di succedere. Chi evita di eccedere, chi invece non ha regole e fa di un'opinione materiale da diffondere. Le voci cambiano, si evolvono, si aggirano tra il popolo. Se false poi diventano un pericolo. Per questo prima si comprovano, si sondano, si accertano e solo dopo ci si fa un articolo. Fortuna che c'è ancora chi si prende cura dell'informazione sana, ambiente, musica e cultura. Palese solido qui, clima di paura. Questa avversa condizione in un'Italia di censura. Zitti e muti, questa cosa non si fa. Non sia mai che le notizie trattino di verità. Ma Talking the City, parlo della mia città. Lascio liberi i pensieri, rendo chiara la realtà. Dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi cosa succede in città. Tell me. Grandissimo successo in tutto il mondo e anche in Italia, di musical come Priscilla e Rent che parlano dichiaratamente di problematiche legate all'omosessualità. Ma fuori dai teatri nessuno se ne interessa se diventa realtà, anzi, addirittura da parte di chi ci governa sembra che queste problematiche non esistano. Prendendo a spunto lo spettacolo, stasera a Talk in the City proviamo a parlarne noi. Buonasera, ben ritrovati, lunedì 1 febbraio, eccoci qui per questa quarta settimana, caro Roberto di Talk in the City, come stai? Come corre il tempo, buonasera a tutti. Ecco, ciao, questa Roberto. Sera avrete capito già dalla presentazione di Giada, un tema particolare, un tema che Roberto a me sta particolarmente a cuore. Devo dire anche a me, anche perché poi siamo nell'attualità piena, insomma, no? Ecco, se in qualcosa siamo bravi, se poi qualcuno ce lo riconoscerà, è quello di fondere i temi, no? È un tema di grandissima attualità, ora poi parleremo, appunto, vedremo perché, però poi fuso allo spettacolo, al teatro, in questo caso al musical, e tutto nasce da una mia esperienza alla prima l'anno scorso di Priscilla, del musical Priscilla a Milano, uno spettacolo stupendo e parleremo soprattutto di quello ma anche di altri spettacoli questa sera. Dietro me c'era seduto un esponente politico di alto rango, di spicco, che è uno dei di quelli che proprio che portano la bandiera contro le quelli leggi che vanno al Family Day che c'è stato sabato scorso. Ecco, esatto. Quelli che non vorrebbero che alcune leggi che poi garantiscono una vita giustamente adeguata all'omosessualità e votano contro in sede poi di Parlamento. Era lì che si sbucciava le mani ad applaudire lo spettacolo. Quindi questo mi ha fatto pensare che dentro un teatro va bene tutto, basta che rimane ghettizzato dentro il teatro. Non è possibile. Del resto, come dice l'unico omosessuale dichiarato che c'è nel Parlamento italiano, di cui c'è il Parlamento italiano, sono 1000 persone, no? Quindi ce n'è uno solo, che è Ivan Scalfarotto, che è un sottosegretario. Lui lo dice sempre: è statisticamente improbabile che io sia l'unico che è nel Parlamento, perché di solito si dice che circa il 10% della popolazione del mondo è, diciamo, omosessuale. Quindi statisticamente è abbastanza improbabile che al Parlamento ci sia soltanto. Allora, lo dico adesso in modo così poi non lo dirò più per tutta la volta, quello che penso io personalmente, che quando si parla di omosessualità la sessualità è intima, ognuno conosce la propria sessualità, certo. Io non mi permetto di chiedere a te, tu non ti permetti di dire a me, ognuno ha la sua intimità. Quando si parla di diritti, lì allora sfociamo in un altro tema, bravissimo. E di questo parliamo stasera, però come detto ne parliamo dal punto di vista dello spettacolo, quindi gli ospiti sono principalmente
anzi io direi solamente dei grandi uomini e donne di spettacolo, quindi loro sono qui a testimoniare l'esperienza che hanno avuto nello spettacolo, perché fanno e hanno fatto spettacoli che parlano di problematiche. Di questo è. Che poi dopo quello che fanno nel letto sono ognuno giustamente, mi sembra anche giusto. Sono affari loro. Giovanna Dangi detta Gio, ciao. Buonasera, come stai? bene, molto bene, devo dire. Senti, io sono abituato quando ho gli ospiti a dire sempre che sono i più bravi del mondo, ma nel caso tuo, tu sei veramente un'icona del musical al femminile, perché tutti i musical italiani di successo tu ci sei. Beh, devo dire che mi ritengo fortunata da questo punto di vista. Ma sarai anche brava, penso, probabilmente, se vieni scelta. Forse sì. Ecco, sei fresca di Priscilla, è finito ottobre scorso, però già domani sera sarai di nuovo sul palco del Brancaccio di Roma con Rent. Esatto, un altro musical dove le tematiche sociali sono al centro dell'attenzione, perché a noi ci piace essere ogni tanto seri, giusto? Come no, ecco, utilizzando un mezzo importante che è quello dell'arte, quello dello spettacolo, e quindi abbiamo preso questa palla al balzo. Tra l'altro è uno spettacolo comunque scritto negli anni 90, ma è attualissimo, cioè non, che è cambiato veramente Broadway. Poco, sì. Inaspettatamente, perché tanti spettacoli che passano per Broadway vengono pompati prima da una grande presentazione, da una grande pubblicità, mentre Rent è partito in sordina e invece ha avuto gli onori, insomma, della gloria grazie anche alla critica, quindi dal punto di vista non degli spettatori ma della critica, e è arrivato anche in Italia, quindi con questa compagnia che adesso della quale ci parlerai. Però qui abbiamo due rappresentanti molto importanti, esatto. Simone Nocerino, che conosco, che ha fatto anche lui Priscilla, giovanissimo, molto molto bravo, e Matteo Volpotti. Ciao Matteo. Buonasera. Ora quindi parleremo con voi tre, che domani sera avete questo importante spettacolo, parleremo di Rent. Però non credo vi dispiaccia parlare anche proprio del problema in generale. Assolutamente. Ecco, secondo voi, lo chiedo a Simone, chiaramente tu quando stai sul palco pensi, sei un professionista, pensi a fare spettacolo principalmente, quindi poi di tutti i discorsi che stanno intorno ti interessa poco. Però l'hai notata questa differenza, che magari persone che vengono a teatro, che battono le mani, che poi alla fine ti aspettano fuori i camerini, si complimentano, poi magari di quello che si è detto nello spettacolo nella vita normale pensano tutt'altro, è possibile? Secondo me sì, perché c'è un'idea riguardo a questo tema molto lontana da quella che è veramente la realtà. E siamo in un periodo, io penso, molto difficile, perché ci sono persone che sono completamente uguali alle altre persone e non c'è nulla di differente, siamo tutti uguali, però purtroppo c'è chi la pensa differentemente. E, come hai detto tu, purtroppo c'è gente che magari andando a salutare l'artista dietro le quinte dice «Ah sì, che bellissimo spettacolo, le tematiche sono i problemi di oggi, noi siamo d'accordo, ok?» Poi vanno a casa e invece pensano tutt'altro. E purtroppo è la realtà di oggi. Ecco, Matteo, Rent è uno spettacolo, diceva anche già, molto duro, uno spettacolo dove si arriva proprio all'esasperazione del tema fino alla morte per AIDS. Tu hai un ruolo molto importante, sei anche molto giovane. Come ti trovi in questo ruolo, in questa situazione? Bene, sicuramente è una grande occasione per me, il primo spettacolo che posso interpretare da ruolo. E, interpretare Mark è forse da sempre il mio sogno. Io mi sono avvicinato al mondo del musical grazie proprio a Rent, quindi l'opera rock. E, Mark è l'unico, se vogliamo, che sopravviverà, perché è l'unico ragazzo non malato di AIDS e che quindi tiene le fila di questo discorso, di questo gruppo di ragazzi, fra momenti di lassismo, momenti di invece grande emotività. Quindi sicuramente un ruolo importante e determinante per la coesione del gruppo. Ecco Roberto, come dicevo, domani sera al Brancaccio ci sarà il tutto esaurito, gente che va ad applaudire, gente che magari non sa neanche di cosa parla lo spettacolo, può succedere, e si troverà davanti a un tema così importante vissuto nel musical. Domani è un giorno importante per molti versi, perché domani inizia, oltre alla prima dello spettacolo, c'è anche un'altra prima al Parlamento, dove per la prima volta si va al voto sul decreto legge Cirinna, di cui si sta parlando tantissimo in questo periodo. Credo che sia opportuno ricordare una cosa, e l'hai detta tu all'inizio, quasi ci fossimo messi d'accordo, e non è così.
qui stiamo parlando di diritti. La Costituzione italiana dice all'articolo 3 che riconosce i diritti, cioè quando si intende riconoscere i diritti significa che i diritti preesistono alla Costituzione, cioè sono in qualche modo preesistenti anche alle formazioni sociali, cioè il diritto di essere felici, di avere la possibilità di farsi una famiglia è un diritto che ha poco a che vedere con le leggi, l'organizzazione dello Stato eccetera eccetera, è una cosa che ha a che vedere con la vita delle persone e quindi è indipendente dagli organismi sociali, dai governi, dalla politica. Allora, per la prima volta in Italia si cerca di in qualche modo di dare una sistemazione a una materia che è complessa e che ci vede agli ultimi posti delle classifiche in quanto a diritti delle coppie gay e degli omosessuali in generale. E abbiamo persino subito una ammonizione da parte dell'Unione Europea proprio per non aver mai legiferato su questo. Il decreto legge Cirinnà è una legge che cerca di ordinare la possibilità che hanno le persone di vivere insieme, di formare quella che è una formazione sociale che io definirei famiglia, ma che il decreto legge non la chiama così per evitare appunto di arrivare allo scontro con certi, diciamo, con quelli che sabato scorso hanno fatto il Family Day, che dicono che la famiglia è soltanto quella, diciamo, un uomo e una donna. E quindi di dare dei diritti a chi vive insieme, indipendentemente dal sesso, quindi coppie conviventi dello stesso sesso, coppie conviventi di sesso diverso, quindi un uomo e una donna, che fino ad oggi non avevano alcun diritto. E quando si parla di diritto, si parla di diritti semplicissimi, ad esempio quello di ereditare il contratto d'affitto del compagno se il compagno viene meno, cioè che muore. Quindi proprio la base. Cioè, stiamo parlando proprio di una cosa, cioè oggi se io e te ci innamorassimo e andassimo a vivere insieme e prendessimo in affitto una casa, faremmo il contratto a nome di uno solo di noi. Se quella persona muore, l'altro non può, deve lasciare l'appartamento. Perché la legge non prevede l'eredità. Cioè, e poi da lì ovviamente derivano tutta un'altra serie di cose che sono appunto... No, dico tante cose, ma il fatto stesso che anche per quanto riguarda la sanità italiana, se stai male, il tuo compagno, la tua compagna, chi che sia, non può darti l'assistenza perché non sei un familiare. No. Io, secondo me, la cosa che... alla quale non stiamo pensando, è che alla base di tutto c'è l'essere umano, siamo persone e quindi si deve pensare a quello. Viviamo in un periodo storico dove si parla di normalità, ma qual è la normalità? Cioè, io mi sto chiedendo qual è la normalità? Per me la normalità è che ci sia amore, quando c'è amore quella è la cosa più bella, è la cosa più importante, ecco, poi non ha importanza. Mentre parli stavo pensando che io ti ho invitato a un programma televisivo per parlare dello spettacolo, magari non sapevi che sarebbe io per parlare di diritti umani, però Gio Danci, come dicevo e lo dico proprio credendoci, dal primo momento che ti ho visto al palco ho detto mamma mia quanto è brava, poi ci siamo conosciuti e ho avuto questo grande onore. Gio Danci è un personaggio che va applaudito assolutamente, per il quale ho preparato un brevissimo... contributo video, tra l'altro riportato da una situazione della quale dopo parliamo. Chiedo alla regia, okay. Riccardo, di mandare il video su Gio. Vediamo.
È così, giustamente, come diceva Matteo, quella al centro è brava. Ecco, questo era. Sì, 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 oh, sì, truccatissimi su Priscilla. Sì, sì. Però questo non era lo spettacolo. Non era lo spettacolo questo, no. Ma era una, probabilmente una promozione, uno spettacolo che avete fatto all'interno del Gay Pride, sì, lo scorso estate. Un giorno molto importante per noi, è stata una bellissima esperienza, soprattutto trovarsi davanti a Corso Buenos Aires stracolmo di famiglie, gente con bambini, passeggini, mamme, papà. Qualunque cosa. Ecco, io a proposito di quello che ho detto prima, non vi dirò se sono gay o no, se permettete, è una cosa mia. Tornando a quella. Però se fossi stato a Milano sarei venuto indipendentemente poi dalla scelta sessuale, perché secondo me lo spettacolo è la vita. Ecco, che cosa diceva Roberto mentre andava il video? Che la società è molto più avanti. Assolutamente sì, cioè io credo che se. Che difficilmente, diciamo, che la posizione ideologica che taluni stanno mettendo per ostacolare del tutto o parte della legge che è, diciamo, in questo momento all'approvazione del Parlamento, si scontra con la volontà della gente normale, che se ha vicino di casa una coppia gay la considera esattamente come una coppia qualsiasi. Ormai io credo che c'è nella società, nella gente, nelle persone, una tolleranza nei confronti di questi temi che è assolutamente maggiore di quella che oggi la politica e i governi hanno dimostrato nel tempo. E devo dire che sono veramente contento che per la prima volta si tenti almeno di fare in modo che questi diritti abbiano una copertura giuridica, insomma. Ecco, al Teatro Manzoni a Milano, per tutti i 6 mesi di programmazione Priscilla, è successo di vedere coppie dello stesso sesso che si baciavano per amore. Però anche il fatto di indicare, dice, però che bello questa, secondo me anche quella è una discriminazione, perché non noto niente di diverso da due persone, esatto, che vogliono bene. Quindi anche il fatto di dire no, però che bello, è discriminazione, è la natura, se due persone si amano si baciano. È una questione di abitudine, deve diventare in veramente... In molta parte del mondo ormai, no? Sì, cioè, ragazzi, in Spagna da quanto tempo ci sono già i matrimoni approvati? Penso che vivino tutti tranquillamente, no? Bene, andiamo avanti intanto ora Vox Populi con il nostro Alessio De Perzio, pubblicità, e torniamo tra qualche istante. Ah, buonasera! Non c'è nessuno, sono rimasto da solo, sto aspettando che viene qualcuno. E c'è sta festa della famiglia, mi hanno detto, sto aspettando le mie suore preferite, suora Loredana e suora Margherita, ma non le vedo. Eh sì, perché io porto praticamente le mie bambine alle scuole dalle suore, no? E allora mi hanno detto che c'è questa riunione grossa, questa massa di famiglia. Per me la famiglia è sacra, è tutto quanto, insomma, se riesco a coinvolgerli in questa roba sarebbe bellissimo, però non vedo nessuno qui, fa anche freschetto, cavolo, però va bene, l'importante è che ci sia qualcosa. Scusate un attimo. Pronto, Gigio? Ah sì, bene, bravo, hai preso i biglietti? Perfetto, Gigio, l'hai preso anche ridotti per le mie bambini? Perfetto, per Priscilla Teatro. Sì, che poi ho visto il film, che è favoloso, cavolo. Va bene, sono qui, sto aspettando ancora in questa festa della famiglia. Sì, va bene. Va benissimo, Gigio. Ciao, saluti, ciao. Cosa volete? Voglio portare i miei bambini a vedere Priscilla Teatro, che è uno spettacolo meraviglioso, secondo me. Io ho avuto l'opportunità di vedere il film, un film di altissimo genere, di altissimo livello. E sì, perché è importante che ci sia un'educazione verso l'omosessualità, che non siano diversi, ma siamo tutti quanti uguali, no? E la famiglia è la famiglia, in senso generico. È importante che sia famiglia ciò che si ama e non quello che qualcuno induce a deve essere quello o quell'altro. L'importante è che la famiglia sia unita, no? E io questo voglio insegnare ai miei figli, E qui sono alla festa della famiglia apposta. Non vi è nessuno però ancora, Speriamo bene, qualcuno verrà. Arrivederci.
Bene, eccoci qui, Talking the City, grazie per essere anche questa sera in nostra compagnia con un pubblico che aumenta allora, sempre di più. Mi è venuta in mente una cosina a proposito della normalità di cui parlavamo prima del contributo, no? Allora, una nota azienda produttrice di mobili componibili, svedese. Tanto ce ne saranno. Non volevo... Quattro lettere inizia per I e finisce per A. Ha fatto una pubblicità a proposito del Family Day, cioè del Family Day che si è appena celebrato, dicendo da noi venite a celebrare il Family Day e c'era un disegno e c'erano due brugole insieme, una che entra nell'altra, poi una brugola e un bullone e due bulloni. E quindi, hanno detto tutto. Esatto, cioè secondo me, a parte la genialità della pubblicità, ma l'idea che ci siano anche aziende, che non a caso sono svedesi, che hanno ormai dato per assodato l'esistenza di famiglie. Ecco, mi dai il lancio per dare anche un po' di spazio ai nostri ospiti che ci hanno raggiunto, che arrivano da lontanissimo, già addirittura da Catania, anche se poi in realtà domani sera sarà al Brancaccio di Roma, però sì. Comunque ti ringrazio per essere qui da noi. Ma grazie. La pubblicità, io ho visto qualcosa in giro di tuo. Ma possibile che, sì, possibile, meno male che succede questo, che un artista brava come te, completa come te, poi giustamente deve fare anche la pubblicità, la fanno i più grandi artisti al mondo, quindi... Ma meno male che ci sono le pubblicità! Ma meno male, ma ringrazio il cielo! È bello! In quante pubblicità, senza fare i nomi, ti hanno potuto vedere ultimamente tante? Io beh, sì, 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 ce n'è una in particolare che per 3 anni vi terrà compagnia. E poi mi capitano quelle televendite, sai, dove fai la vicina in picciona che va da quella a controllare. Che cosa hai comprato? Vediamo! È molto carina. Allora, ti scelgono perché sei molto brava, anche se poi non ti fanno cantare, o perché hai magari un volto che ispira fiducia all'acquirente? Allora, mi scelgono fondamentalmente vedendo le cose per le quali ho lavorato, semplicemente perché ho una faccia che quando devo fare la stupida chiamano me, insomma, praticamente è quello, quando c'è da fare le faccette chiamiamola Dangi, va bene. Ecco, invece i tuoi colleghi sono molto più giovani, avranno tempo per Pischelli, fare pubblicità. Loro sono in fasce. Simone, Priscilla, per te è stato il primo esperimento o venivi da altri musical? È stato il primo esperimento a livello di musical, sì. Però avevo già fatto altri contratti a livello lavorativo come ballerino o come comunque a livello di anche teatro. Anche tu partirai dal classico, immagino. Ho fatto classico, modern jazz e poi ho fatto un'accademia sempre di musical. Mi sono avviato verso questo... Ecco, a Telegram Spente dicevamo che un musical come Priscilla è una droga, e quando finisce lo spettacolo e si spengono le luci ti manca l'aria. Sì, infatti adesso manca l'aria perché ci manca veramente, sì. È un musical bellissimo. Invece vedo Matteo un po' più impostato, forse tu vieni invece da... No, sì, io sono molto impostato. Anche tu hai un passato di musical o magari forse più di No, io in realtà vengo dalla musica, non dal musical. Io ho iniziato studiando chitarra, composizione, armonia e canto e poi mi sono, diciamo, avvicinato al mondo del teatro. Prima ho iniziato a fare dei lavoretti come ensemble, la cosa mi ha preso e allora ho iniziato una scuola e mi sono inserito. Ecco, ricordiamo anche chi è il regista, che dobbiamo ringraziare visto che comunque vi ha scelto. Assolutamente, tra l'altro regista che spero con questo debutto romano che possa un attimino affacciarsi sul panorama registico italiano, perché io la trovo sensazionale, è una donna, pensate, Gisella Calì, ha fatto un lavoro con noi, è un lavoro per lo spettacolo veramente, veramente bello, perché Rent è uno spettacolo che ti strappa le budella. Cioè, perlomeno noi che lo facciamo, da un punto di vista emotivo è veramente, veramente tosto, perché c'è un turbinio di emozioni che si susseguono, quindi magari dal momento della rabbia arriva il momento della commozione, è sempre una ricerca del dolore, è molto particolare, ma nonostante tutto rimane leggero. Comunque lo segui bene, capisci bene, è un titolo molto, molto particolare. Negli anni sono stati fatti tagli su tagli, perché comunque nasce con una versione lunga 4 ore.
e riportarlo a due la ore. Sarà di due, eh? Questa sarà di due. Tranquilli. Ecco, Roberto qui da noi fa l'opinionista, ma in realtà lui è un tuttologo, quindi non lo becco mai in castagna. Sicuramente sa di cosa parla Rent. Non l'hai mai visto, però. Credo, se non erro, credo di aver visto una versione cinematografica parecchio tempo fa. Però ecco, dopo però questa chiacchierata potresti essere incuriosito o forse invece impaurito da come abbiamo no, presentato. No, io ti dico, tra l'altro mi sono ovviamente, come tu sai, io sono un po' un nerd da questo punto di vista, me lo sono andato a vedere un po' di registrazioni dei video eccetera, e abbiamo detto una cosa, che Rent è ispirato alla Bohème di Giacomo Puccini, cioè come storia, no? Cioè, quindi riprende, diciamo, anche i personaggi hanno dei parallelismi esattamente con, ed è, lo ha detto uno dei nostri ospiti, ed è un musical rock, cioè musicalmente è rock, diciamo, quindi adatto a chi ama questo tipo di musica. Quindi tu saresti proprio io, infatti sono abbastanza tentato, diciamo, di fare un salto a Brancaccio. Mandiamo la locandina dello spettacolo, ringrazio la regia. Rent domani sera, 2 febbraio al Brancaccio di Roma. Alle ore 21, ovviamente la condina non si riesce a leggere perché è molto... L'importante è che si legga Rent, quello è fondamentale. Teatro Brancaccio, il 2 febbraio, con tutti gli artisti sulla locandina, veramente tanti sul palco. Sì. Eh? Siamo 20. E quasi nessuno di Roma, a parte Simone viene da Pomezia, ma insomma... La maggior parte, diciamo, dei siciliani... Sì, siamo un po'... Catania, un po' sparsi... Ecco, un po' quello che mi sono chiesto con Priscilla, che non è andato in tournée. Può uno spettacolo così importante, preparato con tanta fatica, poi riassumersi tutto con una data o magari in previsione di fare anche una tournée? Beh, noi ovviamente speriamo in una tournée. Diciamo che domani sarà... Abbiamo potuto chiederlo al vostro produttore, che doveva essere qui, ma non si sente bene, lo esatto. Salutiamo. Beh, sai, i giorni di allestimento sono pesanti. La prova generale, quindi sì. Sarete tutti distrutti. Non sembrano però stati. No, effettivamente. Siamo freddi come le rocce. Il giorno prima del debutto Rent è sempre drammatico, dal 96 a oggi. No, vabbè, una battuta. Nel 96, quando doveva debuttare, ahimè, il compositore Jonathan Larson è morto la sera prima del debutto. Quindi non ha mai visto il successo che il suo spettacolo poi ha fatto. Ha vinto un Pulitzer, lo ricordiamo, quindi è grosso successo di critica. Ma Tony. I Tony Awards come miglior spettacolo, sì. Spettacolo sì. E colonna sonora anche. E, ahimè, il compositore non vide mai... Poi. Quindi è una cosa brutta, invece voi avete tutti l'opportunità di vederlo. No, assolutamente. No, parlo anche agli amici che ci stanno seguendo, quindi potete ancora chiaramente gli spazi, poi il Teatro Brancaccio. Sì, infatti. La, la patria del musical a Roma, insomma. Beh, no? Anche il Sistina, però Brancaccio ha veramente una platea grandissima, grandissimo spazio, quindi ancora i biglietti chiaramente si trovano, invitiamo tutti quanti. Poi al limite ci si stringe, cioè non è che ci vedete sul palco, insieme ai barboni tutti quanti. Ricordo uno spettacolo di Brignano dove una signora arrivò in ritardo dentro quel posto e gli ha messo una sedia sul palco. Vedi, noi possiamo fare anche questo. Secondo me è uno spettacolo che va visto. Ti parlo da una che, ok, amo il musical, vedi il film, comunque lo studi, comunque, però rimani sempre distaccato da questa cosa, ma trovarsi dentro è veramente una bellissima sensazione. Poi le musiche sono veramente, veramente belle, cioè il vero rock, e in Italia purtroppo sono pochi titoli fino ad ora, e quindi... Cioè, chi se lo perde, ragazzi, dai, parliamoci chiaro. È uno spettacolo che va al di fuori dalle generazioni, perché può piacere veramente a tutti, sì. Perché quando si parla di musica si parla ai giovani, ma un meno giovane tipo Roberto ci andrebbe di anzi, ahimè, ritengo che la musica rock sia più, come dire, apprezzata da quelli della mia e nostra età che non dei giovani che oggi seguono altri generi, prevalentemente. Non sono abituata al genere, sì. Ecco, abbiamo provato, sempre con i nostri limiti. Anzi, questa è una puntata che un giorno ti proporrò di fare, cioè proprio sul fatto di come delle due generazioni l'ascolto della musica in due generazioni. Ecco, noi con i nostri limiti abbiamo provato a fare un volo molto alto, secondo me, affiancando uno spettacolo a una problematica sociale. Lascio la parola a Roberto per la giusta chiusa su questa puntata. Io
Approfitto per dire una cosa sola sul tema, diciamo, quello più importante, insomma. Quello serio, cosiddetto serio. Allora, sì, come avete sentito, lo scontro avviene soprattutto su una, si usano i termini inglesi quando non si sa come cosa dire, sulla stepchild adoption. Allora, non so se tutti sanno che cos'è la stepchild adoption. Allora, la stepchild adoption è l'adozione da parte di uno dei, cioè di un membro della coppia, del figlio dell'altro membro della coppia. La cosa che però la gente non sa, e che forse è il caso di dirgli, è che questa cosa qui, cioè la possibilità di adottare il figlio del proprio compagno, del coniuge, esiste già e con una legge che è dell'83, cioè se io sono sposato e mia moglie ha un figlio da un precedente matrimonio o anche con un figlio naturale, io posso adottare suo figlio. Cioè, quindi un uomo e una donna lo possono fare. Se quest'uomo e una donna non sono sposati, oppure sono due uomini o due donne, non lo possono fare. E io questo credo che sia ingiusto. Cioè, quindi, se questo diritto esiste per chi è sposato, non capisco perché non possa essere esteso a chi non è sposato, indipendentemente dal sesso. Quindi, tutta questa guerra che stanno facendo su questa stepchild adoption è una guerra incomprensibile. E credo che questa cosa, io sento spesso programmi, leggo giornali, credo che la prima volta che la sentite dire che esiste già una legge che aveva normato questa materia. Ecco, perché spesso l'informazione è un po', come dire, superficiale. Sarebbe stato divertente, magari non per Rente perché è una data sola, ma magari per Priscilla che è stato per tanti mesi in giro, alla gente che entrava a far votare. Cosa ne pensi? All'entrata... E ma guarda, avremmo avuto dei risvolti negativi, secondo me, perché poi vedevi la differenza tra come votavano a favore o contro certe leggi e poi come applaudivano lo spettacolo. Sì. E questo è il senso che ho voluto dare a questo appuntamento. Bene, Gio, ti ringrazio, complimenti. Grazie a te, grazie a voi, è stato un piacere. Quando volete posso anche ritornare. Magari parti da Catania, tu sei spesso a Roma però. Diciamo che faccio, non so più dove sono, io tra Milano, Roma e Catania, diciamo che mi divido. Posso farti la domanda, pubblicità a parte, dei prossimi impegni? Allora, i prossimi impegni mi vedono in giro per l'Italia, sicuramente altre pubblicità mi dovrete sopportare e poi da dopodomani, finito Rent, torno giù in Sicilia. Perché sono in allestimento con un altro spettacolo, con una commedia musicale che debutterà al Teatro Metropolitan. E poi tornerò su Milano, c'è questo progetto in ballo che è Italia il Musical, che dovrebbe essere, speriamo, il primo film musical italiano. E ci stiamo lavorando su. Con una storia che già esiste o originale? No, storia originale. E la musica? Le musiche... No. Gio D'Angi, la musica? La musica, ecco. Ricordiamo che hai fatto anche Sanremo, sì. Tra qualche giorno parte di... È partito tutto da là, quando ero giovane, incosciente, a 19 anni. La musica, ci sto lavorando. Siamo in uscita con un nuovo singolo, con un nuovo EP. E ho da poco girato il video, tra l'altro qui a Roma, e con la partecipazione amichevole e meravigliosa di Paolo Ruffini. E quindi... magari ve lo mando così lo vedete. Volentieri. Bene, Simone Nocerino, grazie per essere stato qui. E anche tu chiaramente avrai questo impegno importante e poi ti vedremo. Quanto tempo rimane a Brancaccio, Rent? Purtroppo è una data secca, avete una sola possibilità, ragazzi, domani. Solo una, domani. Ma poi non è detto. Esatto, però intanto uno una volta allestito, certo, sta lì. Certo, magari. È strano questa cosa, per fare un allestimento come questo e poi tenerlo un giorno solo. Sì, perché è un Matteo titolo voleva dire qualcosa. Particolare. I teatri non sono tutti propensi, ecco. Esatto. È di difficile distribuzione, ma speriamo che sensibilizzando si possa fare qualcosa. Bene, ve lo auguro, quindi anche a Matteo Volpotti, per giovane, per una carriera importante. Veramente mi dispiace chiudere questa puntata, però...
il tempo, come si dice sempre, è tiranno. Ringrazio Roberto Fiorentini e do appuntamento a domani, quando domani, martedì, parleremo di un tema completamente diverso, anche se poi torniamo al sud, parliamo dell'Ilva di Taranto. Perché? Perché tutto il gravissimo problema legato all'Ilva di Taranto potremmo rischiare di viverlo anche nel nostro comprensorio se non ci siamo già dentro. Lo scopriamo domani sera. Restate con noi, Talking the City, buonasera.